L'azienda si presenta in fiera con 4 novità. Cominciamo con la tecnologia ACT, è un acronimo che sta per Advanced Concept in Technology, che applicata alle nostre macchine multiboiler dà la possibilità all'operatore finale, al barista, di sentirsi artefice della bevanda preparata. La macchina consente la programmazione di un alto numero di parametri che hanno influenza sull'erogazione dell'espresso. Vale la pena citare, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la possibilità che la macchina dà al barista di scegliere la curva di temperatura all'interno di ogni singola erogazione per adattare ai gusti diversi in ogni angolo del mondo e alla miscela utilizzata la bevanda preparata. Altra novità è rappresentata dalla Leva Luxury, una macchina a leva con carrozzeria in vetro temperato che grazie alle trasparenze consente di mostrare la qualità dei componenti e la raffinatezza delle lavorazioni meccaniche. In primis il sistema CLASS, un acronimo che sta per Controlled Lever Anti-Shock System, è un sistema brevettato alla San Marco che consente al barista di lavorare non solo in conformità alle normative cogenti europee e internazionali, ma anche con maggiore agilità e in modo più confortevole rispetto al passato. Terza novità che presenta la San Marco OS 17 è la ghiera centesimale, che consente all'operatore una regolazione estremamente accurata della dimensione del granulato, in modo da adattare la macinatura all'espresso che egli stesso vuole erogare. E in funzione anche delle condizioni ambientali, come sappiamo, la dimensione ideale del grano macinato dipende anche dalla umidità atmosferica. La possibilità di avere una regolazione centesimale consente fini regolazioni in funzione anche dell'umidità ambientale. Quarta novità è rappresentata dalle macchine, dalla nuova linea di macchine superautomatiche, completamente riviste rispetto alla versione precedente e equipaggiate con un moderno con una moderna interfaccia touch uomo-macchina. Sulla macchina è presente una porta USB per effettuare tutte le regolazioni della macchina con semplice attività di uploading e downloading dei parametri operativi. L'obiettivo del futuro della San Marco è quello di innalzare i livelli di programmazione e controllo delle macchine. Questo sarà possibile grazie al continuo sviluppo della meccanica e dell'elettronica, che consentiranno di poter disporre di macchine con livelli di controllo, eventualmente anche in remoto, un tempo impensabili.